Allora, per il mio progetto ho deciso di usare questo filato dell'Alise, Alise Salle Simili. Allora, questo è un gomitolo da 100 grammi e se non sbaglio è 460 metri, quindi ha una buona resa. Vi dico anche il colore 01, il lotto è 774700. Questo filato va lavorato con... Vediamo un attimo se riesco a trovarlo. Ecco, allora questo filato va lavorato con i ferri del 3 o del 4. E invece, se volete utilizzare l'uncinetto dal 2 al 3, ma anche col 2, col 3,5 o 4, dipende anche dalla tensione della vostra mano. Ok, io oggi ho deciso di iniziare un progetto che avevo già fatto, però. Diciamo, ho pubblicato su YouTube solo le foto del mio progetto. Mi è stato chiesto da tantissime persone e quindi adesso ho deciso di pubblicare il video. Ok, inizio subito. Allora, vi dico che inizierò le mie catenelle con l'uncinetto del numero 4 e poi andrò a lavorare il mio progetto con l'uncinetto del 3,5. Tutto il progetto con l'uncinetto del 3,5, però le catenelle le inizio con l'uncinetto del 4 in modo da avere delle catenelle leggermente, diciamo, più morbide. Ok, iniziamo. Allora, questo progetto si lavora su un multiplo di 10 catenelle e ho fatto tre schemini per farvi capire come realizzare alcune taglie, quindi dalla 42 alla 44, 44 46 oppure 46 48. Questa taglia 46 48 va bene anche per la taglia L o la XL. Ok? Quindi, come dicevo, si lavora su un multiplo di 10 catenelle, quindi qui io ho fatto lo schemino dove metterò tre motivi dietro, tre motivi davanti e due per ogni manica. La stessa cosa per quanto riguarda le maniche per la taglia 44-46, quindi metto due motivi per le maniche, altrimenti poi la manica risulta troppo larga con gli aumenti, e quattro motivi per il davanti e per il dietro. Per la taglia 46-48, 4 motivi per il davanti e 4 motivi per il dietro, e per le maniche ho messo 3 motivi. Ok, poi dipende anche dal filato che andate a usare. Io, come ho detto prima, userò questo filato che è abbastanza sottile, quindi il lavoro viene bene, non viene troppo largo. E quindi una 46-48 che può diventare anche una taglia 50. Questa, le catenelle iniziali sono il collo, quindi man mano poi che andate avanti e fate gli aumenti, arrivate sotto diciamo, all'altezza dello scalfo e da lì, man mano che aumentate, si forma la taglia. Ok? Quindi inizio la mia lavorazione e io lavorerò la taglia 42-44, quindi inizio con 100 catenelle. Allora, inizio le mie catenelle con l'uncinetto del numero 4 e poi lavorerò il mio progetto con l'uncinetto del 3,5. Allora, inizio. Faccio il mio cappietto. Ok. E adesso inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vado avanti fino ad arrivare a 100 catenelle. Bene, fatte le mie 100 catenelle, adesso chiudo a cerchio, quindi giro tutte le mie catenelle così sul dritto, tutte belle dritte, e vado a chiudere nella prima catenella iniziale. Ok. E questo è Questo è il, diciamo, il cerchio. Quindi provatelo se entra la testa, ok? Io ho già provato, quindi va bene per me.
poi non lo voglio scollato, anche perché non è una maglia estiva. Allora, inizio con 3 catenelle, 2, 3, anzi cambio uncinetto e prendo l'uncinetto del 3,5. Quindi adesso vado a lavorare una maglia alta in ogni catenella. Allora, scusate un attimo. Diciamo che ci ho perso un po' la mano perché è da tanto che non faccio tutorial e non lavoro all'uncinetto. Allora, 1, 2. Tre, quattro. Nel frattempo sto nascondendo anche il filo e lavoro tutte le catenelle. Lavoro una maglia alta in ogni catenella, facendo attenzione a non saltare neanche una catenella, altrimenti poi non mi trovo con il lavoro. Ok? Ok, vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Bene, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho lavorato le mie 100 maglie alte. Adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso ci dobbiamo procurare dei segnapunti, perché iniziamo a segnare gli aumenti e iniziamo proprio con il primo aumento. Quindi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 più una catenella di separazione. Ok, filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. Quindi questo è il primo aumento. Bene, adesso faccio una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro la prima maglia di 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Quattro, cinque, sei, sette. E questo è il primo motivo. Ok? Una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Una catenella, salto una maglia, maglia seguente, lavoro la prima di 7 maglie alte, quindi 1, maglia seguente, 2, maglia seguente, 3, 4, 5, 6. 7. Una catenella, salto una maglia, maglia seguente, lavoro una maglia alta. Una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro la prima di 7 maglie alte, quindi 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi ho tre motivi, i miei tre motivi per il davanti o per il dietro che sono uguali. 1, 2, 3. Adesso faccio una catenella e lavoro il secondo aumento. Quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta. 1,
una catenella, rientro ancora nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. E qui metto il secondo segnapunti, una catenella. Adesso lavoro la prima manica, quindi faccio due motivi per la manica. Salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, quindi 3, ancora 4, 5, 6, 7. Una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, una catenella, salto una maglia, maglia seguente, lavoro la prima di 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una catenella, quindi ho fatto due motivi per la manica, quindi una catenella, salto una maglia, maglia seguente, lavoro l'aumento, quindi una maglia alta, una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, quindi ho lavorato una V e metto qua il mio marcapunti. Bene, adesso lavoro una catenella, salto una maglia e lavoro i miei tre motivi per il dietro, quindi lavoro 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, catenella, catenella, salto una maglia, maglia seguente, lavoro una maglia alta, una catenella, salto una maglia, maglia seguente, lavoro 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, catenella, salto una maglia, maglia seguente, lavoro una maglia alta, una catenella, salto una maglia, maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, lavoro la terza, maglia seguente, la quarta, maglia seguente, la quinta, 2, 4, 5, 6, 7, e quindi ho lavorato i miei tre motivi, ok? Catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro il mio aumento, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e adesso mi resta da lavorare i due motivi per l'altra manica, ok? 1, 2, 3, 4, 7, catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, una catenella, salto una maglia, maglia seguente, 1, 2, 3,
quattro, cinque, sei, sette, una catenella qui mi sarò mangiato una maglia, comunque non ha importanza. Cioè mi manca una maglia, comunque non ha importanza, siamo all'inizio del giro, quindi non si nota. Allora, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima, ok? E questo è il collo. Faccio vedere. Ecco. Bene, adesso andiamo ad iniziare con il primo giro della lavorazione della foglia. Allora, iniziamo. Faccio una catenella, filo sull'uncinetto, vado sotto la prima maglia alta in questa maniera e faccio una maglia alta in rilievo. Filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta in rilievo. Così. Una catenella. Vado nella seconda maglia che forma la V. Quindi faccio due maglie alte in rilievo. 1. Rientro ancora sotto la maglia alta. Così. E lavoro ancora una maglia. Una catenella. Adesso dobbiamo lavorare due maglie chiuse insieme. Quindi vado sotto la prima maglia, perché la prima e l'ultima maglia la lavoro in rilievo. Quindi vado sotto la prima maglia alta delle sette maglie, faccio una maglia alta, prendo il filo ed esco da due. Vado nella seconda maglia, lavoro la seconda maglia normalmente, faccio una maglia alta normale, quindi prendo il filo ed esco da due. Adesso riprendo il filo e chiudo le maglie. Lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. E le ultime due maglie le lavoro due maglie chiuse insieme, quindi vado sulla prima maglia, prendo il filo ed esco da due. Nell'ultima maglia lavoro la maglia alta in rilievo, quindi vado sotto la maglia alta in questa maniera, prendo il filo, riprendo il filo sull'uncinetto, esco da due, riprendo il filo e chiudo. Una catenella. Qui mi trovo una maglia alta. In questa maglia alta lavoro due maglie alte in rilievo. Quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Vado ancora sotto la maglia in questa maniera e lavoro ancora una maglia alta, quindi due maglie alte in rilievo. Catenella. Adesso qui faccio la stessa lavorazione che ho fatto nelle prime sette maglie. Quindi vado sotto la prima maglia alta e lavoro una maglia alta in rilievo chiusa a metà, quindi esco solo da due. Maglia seguente, una maglia alta normale, prendo il filo ed esco da due e poi chiudo le mie maglie. Quindi lavoro 1, 2, 3 maglie alte, le ultime due poi le lavoro chiuse insieme. Faccio 1, 2, 3. Le ultime due maglie le lavoro e le chiudo insieme. 1, l'ultima la lavoro in rilievo. Così e chiudo. Una catenella di separazione. Prendo un po' di filo. Bene,
qui nella maglia alta, dove abbiamo una catenella di separazione, ho saltato una maglia alta, una catenella, salto una maglia e poi qui ho lavorato le 7 maglie alte. Quindi nella maglia alta lavoro 2 maglie alte in rilievo. 1, rientro, 2, catenella. E qui lavoro le mie 7 maglie. Quindi vado sotto la prima e lavoro una maglia alta in rilievo chiusa a metà. Maglia seguente lavoro la mia maglia alta normale, quindi prendo il filo ed esco da 2 e adesso chiudo le mie maglie. Poi lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme. Vado nella prima e lavoro una maglia alta chiusa a metà, sull'ultima maglia lavoro la maglia alta in rilievo e adesso chiudo una catenella. Qui mi trovo in marca punti, quindi devo fare gli aumenti. Vado nella prima maglia e lavoro 2 maglie alte in rilievo, 1, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta in rilievo, una catenella. Vado nella seconda maglia che forma la V e lavoro ancora 2 maglie alte in rilievo, 1, scusate, 1, 2, catenella e continuo a lavorare le foglie. Quindi faccio una maglia alta in rilievo chiusa a metà, maglia seguente una maglia alta e chiudo, poi 3 maglie alte, 1, 2, 3 e le ultime 2 maglie chiuse insieme. Quindi faccio una maglia alta così chiusa a metà, l'ultima maglia in rilievo e chiudo, catenella. Qui mi trovo una maglia alta, quindi lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia, 2 maglie alte in rilievo, 1, 2, catenella, l'ultimo gruppetto che stiamo qui, sto lavorando la manica, quindi faccio una maglia alta chiusa a metà in rilievo, 1, maglia seguente maglia alta normale chiusa a metà e chiudo, e poi ancora 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme, 1 e l'ultima in rilievo, catenella. Qui mi trovo dove devo fare l'aumento, quindi lavoro 2 maglie alte in rilievo nella stessa maglia, 1, 2, una catenella. Vado nella seconda maglia e lavoro ancora 2 maglie alte in rilievo, 1, 2, catenella. E finisco la mia lavorazione, quindi qui mi trovo poi ancora un aumento, poi lavoro l'ultima parte che è la seconda manica e poi ci ritroviamo qui alla fine del giro. Finito il giro vado a chiudere proprio qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso qui dobbiamo fare attenzione. Allora inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3. Qui ho lavorato la maglia alta in rilievo, ok? Quindi vado sotto la maglia alta in rilievo e lavoro una maglia alta così in rilievo. Vado nella seconda maglia alta in rilievo e lavoro una maglia alta. Quindi qui adesso mi trovo 2 maglie alte, una maglia alta in rilievo, poi sono andata nella maglia seguente, nella seconda maglia in rilievo e ho lavorato ancora una maglia. Adesso lavoro una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata. Così. Una catenella. Qui devo fare la stessa cosa perché
qui è dove abbiamo gli aumenti, quindi stiamo iniziando a formare due foglie. Quindi vado, qui mi trovo la maglia alta lavorata in rilievo davanti, ok? Quindi vado proprio qui e lavoro la prima maglia alta. Vado sotto la maglia alta in rilievo, così, e lavoro una seconda maglia. Filo sull'uncinetto, vado nella seconda maglia alta lavorata in rilievo davanti, quindi vado proprio sotto, così, lavoro la maglia alta. In questa maglia alta, dietro alla maglia appena lavorata, dove mi trovo queste due costine, lavoro ancora una maglia alta. Ok? Una catenella. Qui ho lavorato le due maglie alte chiuse insieme, quindi vado sotto le due maglie in questa maniera, prendo il filo e lavoro una maglia alta in rilievo chiusa a metà. Poi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta chiusa a metà, prendo il filo ed esco da due. E adesso chiudo le due maglie. Lavoro una maglia alta e qui mi restano ancora due maglie, quindi queste due maglie le lavoro e le chiudo insieme. Vado nella prima maglia e lavoro la maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da due. E qui dove ho le due maglie chiuse insieme, vado sotto le due maglie, prendo il filo, esco, quindi riprendo il filo, esco da due e adesso chiudo le mie maglie. Una catenella. Qui mi trovo le due maglie alte lavorate in rilievo, quindi vado sulla prima maglia, così, lavoro una maglia alta. Nella stessa maglia, sottostante, lavoro una maglia alta in rilievo. Vado nella seconda maglia in rilievo e lavoro una maglia alta, così. E dietro alla maglia appena lavorata, lavoro una maglia alta. Una catenella. Quindi qui mi trovo 1 2 3 4 5 maglie, lavoro la prima chiusa a metà, quindi vado sotto le due maglie chiuse insieme, prendo il filo ed esco da due. Vado nella seconda maglia, prendo il filo, esco da due e adesso chiudo le mie maglie. Una maglia alta e due maglie alte chiuse insieme. 1 2 e chiudo. Catenella. Ecco, qui mi trovo le due maglie alte in rilievo. Vado sulla prima maglia, vedete che forma la V, quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Nella stessa maglia lavoro una maglia alta in rilievo davanti. Maglia seguente mi trovo la maglia alta in rilievo, quindi lavoro una maglia alta in rilievo. E una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata. Così. Una catenella di separazione. E qui lavoro la foglia, quindi due maglie alte chiuse insieme, la prima sempre in rilievo e la seconda, e chiudo una maglia alta e due maglie alte chiuse insieme, 1 2 una catenella. Ecco, qui devo fare ancora gli aumenti, quindi vado, qui mi trovo le due maglie alte, scusatemi, le due maglie alte in rilievo. Vado sulla prima maglia, lavoro una maglia alta normale. E poi nella stessa maglia sottostante lavoro una maglia alta in rilievo. Maglia seguente lavoro una maglia alta ancora in rilievo
e nella maglia appena lavorata, dietro, proprio dietro alla maglia, lavora ancora una maglia alta. Una catenella. Qui faccio la stessa cosa, perché qui è dove abbiamo gli aumenti. Quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Una maglia alta e rilievo davanti. Maglia seguente, maglia alta in rilievo. E dietro alla maglia appena lavorata lavoro ancora una maglia alta. Ok, una catenella di separazione e continuo la mia lavorazione. Ok, quindi se non avete capito, diciamo, bene, tornate indietro con il video per rivedere come ho lavorato gli aumenti. Ne ho fatti due, va bene? Allora, sono arrivata alla fine del giro. Faccio, ho già fatto una catenella, adesso chiudo qui dove ho iniziato con le 3 catenelle. Vado nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima. Ok? Ora inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Quindi sulla prima maglia ho fatto le 3 catenelle. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta. Dove ho lavorato la maglia alta e il rilievo, lavoro ancora una maglia alta e il rilievo. Quindi vado sotto la maglia alta, così, e lavoro una maglia alta e il rilievo. Vado nella maglia alta seguente, che è una maglia alta in rilievo, e lavoro ancora una maglia alta, sempre il rilievo. Poi lavoro una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata, così. O se volete potete entrare qui fra le due maglie, potete entrare e lavorare una maglia alta, diciamo, se vi viene meglio in questa maniera, ok? E poi una maglia alta sull'ultima maglia, così. Quindi abbiamo 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte. Una catenella. Qui facciamo la stessa cosa perché siamo dove stiamo formando le due foglie, ok? Quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Nella maglia sottostante, scusate, nella maglia seguente lavoro una maglia alta e nella maglia sottostante, che è lavorata, è una maglia in rilievo davanti, lavoro ancora una maglia alta in rilievo. Vado nella maglia seguente, che è una maglia alta in rilievo davanti, e lavoro una maglia alta in rilievo. Maglia alta dietro alla maglia appena lavorata. Oppure, come dicevo prima, la potete lavorare tra le due maglie, ok? E una maglia alta sulla maglia alta, così. Una catenella. Qui sono rimaste 3 maglie, quindi abbiamo le due maglie chiuse insieme, una maglia alta centrale e due maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo, vado sotto le due maglie chiuse insieme, prendo il filo ed esco da 2, lavoro la maglia alta centrale a metà, quindi prendo il filo ed esco da 2 e vado sotto le due maglie alte in questa maniera, prendo il filo ed esco da 2. Adesso riprendo il filo e chiudo tutte le maglie, così. Una catenella. Allora, qui stiamo lavorando la foglia. Vado sulla prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Maglia seguente, qui dove mi trovo la maglia alta in rilievo, quindi sulla maglia alta in rilievo lavoro una maglia alta. Nella stessa maglia lavoro una maglia alta in rilievo davanti. Maglia seguente, nella maglia alta in rilievo lavoro ancora una maglia alta in rilievo. Dietro alla maglia appena lavorata lavoro ancora una maglia alta e una maglia alta sull'ultima maglia. Una catenella e qui chiudo le mie 3 maglie. Quindi vado sotto le due maglie chiuse insieme, prendo il filo ed esco da 2,
vado nella maglia seguente, che è la maglia centrale, prendo il filo ed esco da 2. Vado sull'ultima maglia, le due maglie chiuse insieme, vado sotto alla maglia, perché lavoro la maglia alta in rilievo, prendo il filo, esco da 2 e adesso chiudo tutte le mie maglie, una catenella, e continuo la lavorazione. Quindi qui mi trovo la foglia, l'inizio della foglia, lavoro una maglia alta nella maglia seguente, una maglia alta in rilievo davanti, maglia seguente, maglia alta in rilievo, una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata e una maglia alta sull'ultima maglia. Una catenella, qui chiudo le mie 3 maglie, quindi faccio 1, 2, 3 e chiudo. Una catenella, vi faccio rivedere qui dove facciamo gli aumenti, ok? Quindi vado sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta, maglia seguente maglia alta, nella maglia sottostante che è una maglia lavorata in rilievo lavoro una maglia alta in rilievo, maglia seguente maglia alta in rilievo, maglia seguente lavoro una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata e una maglia alta sull'ultima maglia, così, catenella, e faccio la stessa cosa nella seconda foglia. 1, 2, maglia alta in rilievo, maglia seguente, maglia alta in rilievo, una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata e una maglia alta sull'ultima maglia, catenella, e continuo la mia lavorazione fino ad arrivare alla fine del giro, ok? Allora, sono alla fine del giro, ho lavorato le mie 3 maglie alte chiuse insieme, faccio una catenella di separazione, vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso qui facciamo un attimino di attenzione, non è niente di che, però dobbiamo adesso chiudere queste 2 maglie, le lavoriamo insieme. Allora inizio con 3 catenelle per iniziare come sempre con la maglia alta, lavoro una maglia alta e ancora una maglia alta, quindi sono 3 maglie alte. Queste 2 maglie lavorate in rilievo adesso le lavoriamo, le chiudiamo insieme. Quindi vado sotto la prima maglia, prendo il filo ed esco da 2. Vado nella maglia seguente, prendo il filo ed esco da 2 e chiudo. Qui fra la maglia alta in rilievo e la maglia seguente, proprio qui, lavoro una maglia alta. Quindi non lavoro, diciamo per facilitare il lavoro, lavoro in questa maniera, non faccio la maglia alta dietro alla maglia appena lavorata, ok? Quindi lavoro qua, è più semplice. Facciamo in questa maniera, quindi facciamo 1 maglia seguente, 2 maglia seguente, 3, ok? Facciamo una catenella, allora facciamo una catenella nell'archetto, qui lavoriamo 2 maglie alte, 1 catenella, rientro 2, quindi facciamo quello che abbiamo fatto all'inizio, abbiamo fatto una maglia alta, una catenella e una maglia alta, quindi ripetiamo qui adesso per iniziare le 2 foglie, una catenella di separazione, quindi vado qui, abbiamo la seconda foglia, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Le 2 maglie in rilievo le lavoriamo e le chiudiamo insieme. Quindi vado sotto la prima e faccio
una mezza maglia alta, nel senso che esco solo da due e non chiudo la maglia. Vado nella seconda, prendo il filo ed esco da due. E adesso chiudo le mie maglie. Maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi adesso abbiamo 7 maglie alte, ok? Allora, questo metto qua un marcapunti in modo da segnare poi quando dobbiamo lavorare in queste due maglie, dobbiamo lavorare le maglie alte in rilievo, ok? Adesso faccio una catenella di separazione. Qui dove ho le tre maglie chiuse insieme, vado sotto le tre maglie e lavoro una maglia alta in rilievo, così. Catenella. E qui faccio la stessa cosa che ho fatto qua. Quindi vado sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta, quindi sono due. Maglia seguente, maglia alta. Adesso le due maglie alte in rilievo le lavoriamo e le chiudiamo insieme. Vado sotto la prima maglia, prendo il filo ed esco da due. Vado sulla seconda maglia, prendo il filo, esco da due e chiudo le maglie. Lavoro la maglia alta, non la lavoro dietro, ma la lavoro fra la maglia alta in rilievo e la maglia alta seguente, ok? Per facilitare il lavoro. Quindi lavoro le mie tre maglie alte. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie. Una catenella e qui lavoro la maglia alta in rilievo sotto le tre maglie alte chiuse insieme. Non so se si riesce a vedere. Ok. Il gruppetto di tre maglie alte che abbiamo chiuso. Una catenella. E continuo con la foglia, quindi faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, e le due maglie in rilievo le lavoro e le chiudo insieme, 1, 2 e chiudo, e poi lavoro ancora 3 maglie alte, quindi vado qui fra la maglia in rilievo e la maglia seguente, vado proprio qui al centro e faccio 1, 2, 3, una catenella e qui faccio una maglia alta in rilievo sotto le tre maglie chiuse insieme, catenella, e qui mi ritrovo dove facciamo gli aumenti. Quindi vi faccio rivedere, vado sulla prima maglia, lavoro una maglia alta, sulla seconda maglia e lavoro una maglia alta, sulla terza, proprio qui dove abbiamo la maglia alta in rilievo, lavoro una maglia alta. Adesso le due maglie in rilievo le lavoro e le chiudo insieme, 1, 2 e chiudo, una maglia alta fra le due maglie, 1, poi 2 e 3. Una catenella. Qui fra le due foglie lavoro 2 maglie alte, una maglia alta, una catenella, rientro maglia alta, una catenella. E qui faccio la stessa lavorazione che ho fatto qua. Lavoro 1, 2, 3 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme, le due maglie in rilievo. Poi fra la maglia in rilievo e la maglia seguente lavoro una maglia alta, una maglia alta sulla maglia alta, e una maglia alta sulla terza maglia, catenella, una maglia alta in rilievo qui dove abbiamo le tre maglie chiuse insieme, ok? Questa è la lavorazione e andiamo avanti fino alla fine del giro. Bene, ho finito il giro,
quindi devo andare a chiudere qui nella terza catenella, però non chiudo in questa maniera come facciamo di solito con la maglia bassissima, ma chiudo in questa maniera, perché qui adesso dobbiamo iniziare a chiudere per fare questa lavorazione, vedete? Quindi la prima maglia la lavoro in rilievo davanti e quindi faccio in questa maniera. Ok, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella maglia seguente, prendo il filo, esco da 1 e poi chiudo le mie maglie. Poi vado, lavoro le 3 maglie alte, 1, 2, 3 e le ultime 2 maglie le lavoro e le chiudo insieme. Quindi vado nella maglia seguente, lavoro la maglia a metà e l'ultima maglia la lavoro in rilievo in questa maniera, quindi come abbiamo fatto qui. Ok, ora una catenella. Qui ho lavorato una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Nella prima maglia lavoro 2 maglie alte in rilievo, 1, 2, una catenella. Vado nella maglia seguente, lavoro 2 maglie alte in rilievo, nella stessa maglia lavoro 2 maglie, ok? E come abbiamo fatto qui. Ora, una catenella. Qui mi trovo le mie 7 maglie alte, quindi vado a chiudere le prime 2. Vado sotto la prima maglia e lavoro una maglia alta in rilievo e la chiudo a metà, quindi esco solo da 2. Maglia seguente, una maglia alta, prendo il filo, esco da 2 e adesso chiudo le mie maglie. 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi 1, la seconda maglia, l'ultima maglia la lavoro in rilievo, così. E chiudo. Catenella. Qui, dove ho la maglia alta, lavoro 2 maglie alte in rilievo nella stessa maglia, quindi 1, rientro, quindi vado di nuovo sotto la maglia alta e lavoro una maglia alta, catenella, e continuo qui a lavorare le mie foglie. Vado sotto la prima maglia alta, lavoro una maglia alta in rilievo, maglia seguente, maglia alta e chiudo. Lavoro ancora 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado sulla prima, faccio una maglia alta, nell'ultima maglia la lavoro in rilievo e chiudo. Catenella, 2 maglie alte nella maglia alta, 2 maglie alte in rilievo, quindi 1, 2, catenella. Lavoro, comincio qui a chiudere la foglia, quindi 2 maglie alte chiuse insieme. Vi ricordo sempre la prima e l'ultima maglia sempre in rilievo, quindi 1, poi 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme. Catenella, qui mi trovo la maglia alta e lavoro 2 maglie alte in rilievo nella stessa maglia, catenella. Ecco, qui dobbiamo chiudere le maglie, quindi vado sulla prima maglia, lavoro una maglia alta in rilievo, lavoro la maglia, esco solo da 2 maglie, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà, e adesso chiudo. 3 maglie alte, 1, 2, 3, le ultime 2 maglie, ok, le ultime 2 maglie le lavoro insieme, 1, 2, catenella. Ecco, qui mi trovo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Nella prima maglia, che forma la V,
lavoro due maglie alte rilievo nella stessa maglia. Ok? Catenella, vado nella seconda maglia e lavoro 2 maglie alte rilievo, 1, 2, catenella e continuo la mia lavorazione. Vado a continuare qui dove dobbiamo lavorare le foglie, quindi le prime 2 maglie le lavoro e le chiudo insieme, 3 maglie alte, le ultime 2 le lavoro insieme. Qui mi trovo una maglia alta e lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia, 2 maglie alte in rilievo nella stessa maglia, ok? Ripeto, se non avete capito bene, tornate indietro con il video e riguardate il mio passaggio. Allora, sono alla fine del giro. Ho lavorato le mie 2 maglie alte in rilievo nella maglia alta, qui dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta. Quindi ho lavorato le 2 maglie alte in rilievo, una catenella. E adesso chiudo qui dove ho le 2 maglie chiuse insieme, anzi le chiudo in questa maniera, così, ok? 3 catenelle, vado nella maglia seguente, prendo il filo, esco da 1 e chiudo tutte e 3 le maglie. Adesso mi trovo una maglia alta al centro e le ultime 2 maglie le lavoro e le chiudo insieme, quindi una maglia alta normale e una maglia alta in rilievo, così, e chiudo una catenella. Adesso qui facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui, ok? Quindi vado sulla prima maglia alta, qui abbiamo le 2 maglie alte in rilievo, quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Nella maglia sottostante lavoro una maglia alta in rilievo davanti, così. Maglia seguente, maglia alta in rilievo. E dietro alla maglia appena lavorata lavoro una maglia alta, così. Una catenella. Quindi qui ho ancora le 2 maglie alte in rilievo. Vado sulla prima, lavoro la maglia alta. E una maglia alta in rilievo, maglia seguente, maglia alta, ancora una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata, una catenella. Qui stiamo chiudendo la foglia, quindi facciamo una maglia alta in rilievo lavorata a metà, maglia seguente, maglia alta, prendo il filo, esco da 2 e adesso chiudo le maglie. Al centro mi trovo una maglia alta e lavoro la maglia e poi ancora le 2 maglie chiuse insieme, quindi lavoro la prima maglia, la lavoro a metà e l'ultima maglia in rilievo davanti e chiudo catenella e ripeto la lavorazione: una maglia alta, una maglia alta in rilievo davanti, maglia seguente, maglia alta in rilievo e una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata. Lavoro, vado a chiudere qui la foglia, 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta al centro e 2 maglie alte chiuse insieme, così, una catenella e continuo. Allora, io lavoro questo, lavoro fino ad arrivare qui dove dobbiamo fare gli aumenti. Vi faccio rivedere l'aumento e poi finite il giro da sole. Allora, rieccomi. Ho finito il giro, ho lavorato le mie maglie alte qui dove ho iniziato a fare la foglia, una catenella. Chiudo in questa maniera. Vado sotto le 2 maglie alte, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. 3 catenelle. Per iniziare come sempre con la prima maglia alta. Adesso dobbiamo chiudere le 3 maglie insieme, quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da 2 e una maglia alta qui dove abbiamo le 2 maglie chiuse insieme. Vado sotto, prendo il filo, esco da 2 e adesso chiudo le maglie, una catenella. Qui mi trovo dove facciamo gli aumenti, quindi vado nella prima maglia alta,
lavoro una maglia alta, una maglia alta nella seconda maglia, una maglia alta in rilievo nella maglia sottostante. Quindi qui abbiamo le maglie alte in rilievo. Maglia seguente, una maglia alta in rilievo. Adesso una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata e una maglia alta nella maglia seguente. Adesso qua prima abbiamo fatto una catenella di separazione, adesso per allargare un attimino faccio due catenelle di separazione proprio qui dove facciamo gli aumenti. Quindi 2 catenelle di separazione. Adesso lavoro l'altra foglia, quindi vado nella prima maglia e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Nella maglia sottostante lavoro una maglia alta in rilievo, maglia seguente, lavoro ancora una maglia alta in rilievo, una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata e poi ancora un'altra maglia alta. Ok, quindi abbiamo 1 2 3 4 5 6 maglie alte catenella. Quindi solo qui dove abbiamo le due maglie, le due foglie, a questo giro facciamo 2 catenelle di separazione e continuiamo invece per quanto riguarda la lavorazione, sia per il davanti che dietro le maniche, facciamo una catenella di separazione. Quindi qui mi trovo le maglie, 3 maglie alte, ok? Vado sotto la prima maglia e lavoro una maglia alta chiusa a metà, 1 maglia seguente, maglia alta chiusa a metà, nella terza lavoro una maglia alta chiusa a metà e chiudo catenella. E qui continuo a lavorare la foglia, quindi 2 maglie alte, una maglia alta in rilievo, maglia seguente, maglia alta in rilievo, una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata e una maglia alta sull'ultima maglia, catenella. Chiudiamo le 3 maglie alte, quindi 1 2 3 catenella. Ancora facciamo una maglia alta, una maglia alta nella maglia seguente, una maglia alta in rilievo, maglia seguente, ancora una maglia alta in rilievo, maglia alta dietro alla maglia appena lavorata e una maglia alta sull'ultima maglia, catenella. E qui chiudiamo la foglia, quindi facciamo maglia alta chiusa a metà sulla prima maglia, una maglia alta e un'altra maglia alta chiusa a metà e chiudo catenella e continuo. Ok, vado avanti, vi faccio vedere ancora qui come faccio gli aumenti e poi direi che potete andare avanti con la lavorazione da sole. Allora, anzi, vi faccio rivedere come iniziare di nuovo, diciamo, gli aumenti, le foglie. Dopodiché potete andare veramente avanti da sole. 1 2 3. Oh, scusate, ancora, ecco, qui sono le due foglie, ok? Questo è dove faccio gli aumenti. Quindi vado sulla prima maglia e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Sotto la maglia alta che ho appena lavorato mi trovo una maglia alta in rilievo, quindi lavoro una maglia alta in rilievo, maglia seguente, una maglia alta in rilievo, una maglia alta
dietro alla maglia appena lavorata e poi una maglia alta sull'ultima maglia. Faccio 2 catenelle di separazione e lavoro la seconda foglia, ok? 1, 2 maglie alte, una maglia alta in rilievo, maglia seguente, maglia alta in rilievo. Prendo un po' di filo. Allora, ho lavorato la maglia alta in rilievo, lavoro un'altra maglia alta e una maglia alta sull'ultima maglia. Ok? Catenella. Qui mi trovo le maglie, le 3 maglie da chiudere. Quindi vado sotto la prima e lavoro una maglia alta chiusa a metà in rilievo. Vado nella maglia centrale, lavoro una maglia alta chiusa a metà e vado sulla terza, così, e chiudo le maglie, catenella e vado avanti, ok? Bene, ci ritroviamo alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro, qui ho le 3 maglie alte chiuse insieme e chiudo in questa maniera, passo dietro al lavoro e chiudo con una maglia bassissima. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle. 3 catenelle per sostituire una maglia alta più una catenella di separazione. Allora, lavoro. Qui, la prima foglia lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso le due maglie lavorate in rilievo le lavoriamo e le chiudiamo insieme. Quindi vado sulla prima maglia e lavoro una maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da 2. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta chiusa a metà, quindi prendo il filo ed esco da 2. E adesso chiudo le mie maglie. Una maglia alta fra le due maglie, qui faccio una maglia alta sulla maglia alta e ancora una maglia sull'ultima maglia alta. Catenella. Qui dove abbiamo lavorato le due catenelle, lavoro 2 maglie alte, quindi una maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta, una catenella e qui lavoro la seconda foglia. Quindi lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Prendo un po' di filo. Qui abbiamo le due maglie alte lavorate in rilievo, quindi vado sotto la prima e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Vado nella seconda maglia e lavoro ancora una maglia alta chiusa a metà e adesso chiudo le mie maglie. Fra la maglia alta in rilievo e la maglia seguente lavoro una maglia alta. E poi lavoro ancora 2 maglie alte, quindi in tutto sono 3 maglie alte. Ok? Una catenella. Qui dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, lavoriamo una maglia alta lavorata così, in rilievo. Catenella e continuo la lavorazione delle foglie. Quindi 3 maglie alte. Allora, scusate un attimo. 1, 2, 3. Le due maglie alte in rilievo le lavoro e le chiudo insieme. 1, 2 e chiudo. 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una catenella e una maglia alta in rilievo dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme.
catenella e così via. Questa è la lavorazione, ok? Quindi da qui in poi penso che potete andare avanti da sole, quindi ripetete sempre quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi stiamo iniziando di nuovo una nuova foglia, ok? Quindi riprendete da qui dove abbiamo iniziato la foglia, qui dove abbiamo gli aumenti. Penso che avete capito come si fanno gli aumenti, va bene? Allora, io non, diciamo, mi fermo qui per farvi con la lavorazione dello sprone, altrimenti poi il video è troppo lungo. Però spero che mi sono, insomma, che ho spiegato, che avete capito come si fa la lavorazione. Io adesso vado avanti e ci ritroviamo quando arrivo all'altezza degli scalfi, ok? A dopo. Rieccomi. Allora, io ho lavorato per 20 centimetri, quindi adesso sono pronta per chiudere e formare qui le maniche. Allora, io ho tagliato il filo perché la lavorazione alla fine del giro l'avevo qui dove sto lavorando le maniche, quindi ho tagliato il filo e ricomincio da qui vicino alla manica, ok? Allora, io ho finito la foglia, ok? Quindi adesso qui devo lavorare una maglia alta, come abbiamo lavorato qua, ok? Quindi inizio da qua. Faccio un nodino. Anzi, tengo il filo un pochino più lungo, così poi lo posso chiudere bene con l'ago. Ok, faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta. 3 più una di separazione. Allora, qui devo lavorare 3 maglie alte. 1, 2, 3. E qui devo chiudere le maglie in rilievo, le devo lavorare e chiudere insieme. 1, 2. Poi lavoro una maglia alta fra le due maglie, fra la maglia in rilievo e la maglia seguente. Una maglia alta sulla maglia e ancora una maglia alta sull'ultima maglia. Una catenella. Allora, qui quando facevo gli aumenti lavoravo una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Qui lavoro una maglia alta, però prendo tutte e due le parti. Prendo da qui e qui, le prendo insieme, quindi entro il filo sull'uncinetto, entro 1, 2 e lavoro la maglia alta, una catenella e continuo qui a lavorare la mia foglia, quindi le 3 maglie alte, le due maglie alte in rilievo lavorate e chiuse insieme e poi 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, qui dove mi trovo le 3 maglie alte chiuse insieme lavoro una maglia alta e rilievo davanti, catenella e così via, ok? Quindi continuo a lavorare fino ad arrivare qui dove vado a chiudere l'altra manica.
Ecco, questa è la chiusura. Eccomi, sono quasi alla chiusura. Devo lavorare l'ultima foglia, quindi faccio le 3 maglie alte. 1, 2, 3. Le maglie in rilievo chiuse insieme. Ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella. E qui proprio nell'angolo dove dovrei fare la maglia alta, catenella, maglia alta, faccio solo una catenella, una maglia alta, quindi inserisco l'uncinetto, prendo l'altra estremità sul dritto, entro così sul dritto, non entrate così, ma entrate sul dritto del lavoro. Prendo il filo. Allora. E lavoro la maglia alta. Una catenella e continuo a lavorare. Adesso dobbiamo lavorare sempre in tondo fino ad arrivare alla lunghezza che desiderate. Potete anche fare un vestito oppure vi fermate come me, io faccio una maglia. Allora. Ok. Bene. È abbastanza largo, poi il punto cede un pochino. Bene, questo qui è la chiusura. Adesso lavoro in tondo, quindi vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, sono alla fine del giro. Quindi ho lavorato le 7 maglie alte per formare la foglia, la metà della foglia, quindi adesso andiamo a diminuire. Vado a chiudere nella terza catenella, qui dove abbiamo iniziato con una maglia alta. Quindi 1, 2, 3. E abbiamo una maglia alta e una catenella. Anzi, chiudo in questa maniera perché dobbiamo lavorare le maglie alte in rilievo. Quindi passo l'uncinetto dietro così alla catenella, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. E quindi già la prima maglia in rilievo ce l'ho. Quindi faccio 3 catenelle e poi rientro sotto la maglia e faccio ancora una maglia alta. Una catenella. Adesso vado a chiudere la foglia. Quindi vado sulla prima maglia e lavoro una maglia alta in rilievo chiusa a metà. Maglia seguente, maglia alta. Poi lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme, quindi 1, 2, una catenella. Qui dove abbiamo chiuso abbiamo la maglia alta, quindi lavoro 2 maglie alte in rilievo nella stessa maglia, 1, 2, catenella e continuo. Continua la lavorazione. Adesso la lavorazione è molto più semplice perché non abbiamo più gli aumenti da fare, quindi lavoriamo sempre a giro fino ad arrivare, diciamo, alla misura che desiderate, alla lunghezza che desiderate. Ok? Allora, qui ho fatto una maglia alta in più, qui devo chiudere 1, 2 catenella, 2 maglie alte nella maglia alta. 1, 2, catenella e così via. Ok, continuate la lavorazione, poi ci ritroviamo e facciamo le maniche. Lavoriamo le maniche, poi qua facciamo anche un bordino. Ok, facciamo un bordino però diciamo molto semplice. Ci ritroviamo dopo. Rieccomi. Allora, raggiunta la lunghezza che mi serve. Io partendo dalla spalla fino al bordo
Nel frattempo ho fatto anche un bordo elastico all'uncinetto, ho fatto una maglia alta in rilievo davanti e una maglia alta dietro. Quindi dalla spalla fino al bordo la mia maglia misura 55 centimetri. Per quanto riguarda la larghezza, se la lascio così è 45 centimetri, però è abbastanza, guardate, è abbastanza elastica. Allora, come dicevo, nel frattempo ho fatto anche una manica. La mia manica misura 62 centimetri partendo dalla spalla fino al bordino, ok? Bene, ora vi faccio vedere come iniziare la manica. Lavorare la manica è molto semplice perché dobbiamo riprendere la lavorazione. Allora, prendo l'uncinetto e il filo e iniziamo. Ok, allora, vediamo se riesco ad avvicinare un pochino. No, più di così non posso. Va bene, allora. Qui mi trovo 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi vado sulla prima, è proprio qui dove abbiamo chiuso, ok? Vado sulla prima maglia alta. Prendo il filo, faccio un nodino, che poi quando andrò a nascondere con l'ago. Allora, faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 1, 2, 3. Maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Qui dobbiamo lavorare le due maglie alte insieme, quindi prendo la prima, prendo il filo ed esco da due, vado nella seconda maglia, prendo il filo ed esco da due e adesso chiudo le mie maglie. Qui devo lavorare 3 maglie alte, quindi lavoro una maglia alta fra la maglia alta in rilievo e la maglia alta seguente. Dovremmo lavorare la maglia alta dietro. Però io la lavoro qui tra le due maglie e il lavoro è più semplice così. Poi una maglia alta nella maglia alta e una maglia alta nella maglia seguente. Ok? Una catenella. Qui mi trovo le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi lavoro una maglia alta in rilievo così. Catenella e di nuovo qui mi trovo le 6 maglie alte, quindi lavoro 3 maglie alte, 1, 2, sulla maglia alta in rilievo lavoro una maglia alta e nella stessa maglia lavoro una maglia alta in rilievo chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta in rilievo chiusa a metà. E adesso chiudo le mie maglie e poi lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Allora, 1, 2, 3. Catenella, una maglia alta in rilievo sotto le 3 maglie alte chiuse insieme, così. Catenella e continua la lavorazione. Ci ritroviamo qui, ok? Prima della fine del giro. Eccomi, sono quasi alla fine del giro. Devo lavorare l'ultima foglia, quindi faccio le 3 maglie alte. 1, 2, 3. Le due maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi faccio una maglia alta fra la maglia alta in rilievo e la maglia seguente qui, ok? 1, 2, 3, una catenella. E adesso dobbiamo lavorare una maglia alta come abbiamo fatto qui, va bene? Quindi entriamo qua, guardate.
qui. Ok, lavoriamo la maglia alta, una catenella e qui chiudo, anzi chiudo così perché adesso devo lavorare la maglia alta in rilievo. Ecco, faccio 3 catenelle, poi lavoro una maglia alta, esco solo da una, poi chiudo tutte e 3 le maglie, poi lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta normale, ho preso il filo e sono uscita da 2, poi una maglia alta in rilievo, l'ultima, così, e adesso chiudo una catenella, qui dove abbiamo lavorato una maglia alta in rilievo, lavoriamo 2 maglie alte in rilievo, quindi 1 e rientro 2, ok? La lavorazione adesso è facile, dobbiamo riprendere il lavoro che abbiamo, diciamo, interrotto quando abbiamo chiuso le maniche. Ora, 3 maglie alte e 2 maglie alte chiuse insieme. Catenella. Qui dove mi trovo la maglia alta, lavoro 2 maglie alte in rilievo. 1, 2, catenella e così via, ok? Ok. Vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, sono alla fine del giro. Adesso qui dove mi trovo una maglia alta devo lavorare 2 maglie alte in rilievo, quindi qui ho finito la mia, sì, ho fatto anche una catenella, però qui non mi piace, è troppo largo, scusate un attimo, rifaccio queste 2 maglie così. Ok, catenella. Allora, qui dicevo, dove mi trovo la maglia alta lavoro 2 maglie alte in rilievo, 1 e rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta, 2, una catenella e chiudo qui dove ho iniziato a chiudere la foglia, quindi dove ho lavorato le 2 maglie alte chiuse insieme, così faccio una maglia bassissima, 3 catenelle e ripeto 2 maglie alte chiuse insieme, ora una maglia alta e 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta, prendo il filo, esco da 2, vado qui dove mi trovo le 2 maglie, vado sotto la maglia, prendo il filo, esco da 2 e adesso ho chiuso le 2 maglie, catenella, qui mi trovo le 2 maglie alte rilievo, quindi vado sulla alla prima maglia, lavoro una maglia alta, poi una nella stessa maglia sotto, così lavoro una maglia alta in rilievo, nella maglia seguente lavoro ancora una maglia alta in rilievo e una maglia alta dietro alla maglia appena lavorata. Oh, scusate, ho preso male il filo, così, catenella, qui mi trovo la foglia, lavoro 2 maglie alte insieme, così, scusate un attimo, qui lo spazio è piccolino. Allora, dicevo, 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta centrale e 2 maglie alte chiuse insieme, catenella e continuo la lavorazione. Ok, adesso dovete continuare a lavorare la manica fino alla lunghezza che desiderate, va bene? Io lavoro adesso questa manica e poi ci ritroviamo quando finisco la manica, facciamo il bordino e poi facciamo anche la stessa lavorazione che facciamo per il polsino della manica, poi la facciamo qui, quindi facciamo delle maglie in rilievo davanti, una maglia in rilievo davanti e una dietro, ok, come ho fatto qua nel polsino dell'altra manica. Comunque vado avanti con la manica, ci ritroviamo dopo, ciao.
Allora, rieccomi. Ho finito, oh, la mia manica. Adesso devo lavorare il mio polsino. Allora, io ho finito la foglia, vedete? Quindi adesso lavoro le maglie alte, come avevo detto prima. Faccio una maglia alta in rilievo davanti e una maglia alta dietro. Allora, per la mia manica io ho fatto 8 motivi. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Ora. Mi trovo le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. 1, 2, 3. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta lavorata dietro. Quindi entro con l'uncinetto dietro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Una maglia alta in rilievo davanti. Quindi passo l'uncinetto sotto alla maglia alta, così. E lavoro una maglia alta. Ok, qui mi trovo le 2 maglie in rilievo, quindi le prendo tutte e due così, perché devo stringere un pochino il polsino e lavoro le 2 maglie insieme. Maglia seguente, maglia alta lavorata dietro. Una maglia alta lavorata in rilievo davanti. Qui mi trovo le 3 maglie alte chiuse insieme e lavoro una maglia alta lavorata dietro. Allora, così. Maglia seguente, maglia alta lavorata in rilievo davanti. Maglia seguente, maglia alta lavorata dietro. Qui mi trovo le 2 maglie alte in rilievo, quindi le lavoro insieme così. Maglia seguente, maglia alta lavorata dietro. Maglia seguente. Qui mi trovo le 3 maglie chiuse insieme, le lavoro la maglia alta lavorata dietro. Una davanti, una dietro. Le 2 maglie alte le lavoro insieme, quindi maglia alta lavorata davanti, dietro, davanti, dietro. Ok? Bene, vado avanti fino alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro, vado a chiudere qui dove ho iniziato con una maglia alta in rilievo davanti. Chiudo in questa maniera, passo l'uncinetto dietro alle 3 catenelle, ok? Prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Quindi qui mi trovo già la maglia alta in rilievo davanti e inizio con 3 catenelle che sostituiscono come sempre la prima maglia alta. Adesso lavoro le maglie come si presentano, quindi qui mi trovo una maglia alta e rilievo davanti. Nella maglia seguente lavoro una maglia alta lavorata dietro. Maglia seguente, maglia alta lavorata davanti. Maglia seguente, maglia alta lavorata dietro. Lavoro giri, tutti i giri in questa maniera, lavorando le maglie proprio come si presentano. Ok? Potete poi decidete voi quanto volete, diciamo, quanti giri volete fare. Ah, scusate, qui non ho preso bene il filo. Quanti giri volete fare per il vostro polsino? Faccio vedere il mio. Allora, io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giri. Ok? Per me va bene così come polsino. Ripeto, se volete lo potete fare più lungo e poi fate un risvolto se vi piace, ma io preferisco così.
Allora, quindi come dicevo, dobbiamo continuare a lavorare le maglie come si presentano e poi facciamo la stessa lavorazione qui nello scollo. Ovviamente io non farò tanti giri perché non mi piace poi troppo chiuso, ok? Farò solo un po' di giri. Man mano che faccio, che lavoro, poi lo provo per vedere diciamo com'è la misura. Ecco, se chiude troppo, cioè poi mi fermo. Faccio solo un po' di giri per fare giusto un piccolo bordino. Ok, bene. Io finisco la mia manica, poi faccio qui il bordino allo scollo, poi nascondo tutti i fili e la maglia è finita. Va bene? Penso che non c'è bisogno di farvi vedere qui come lavorare lo scollo, perché è la stessa lavorazione che facciamo qua e anche diciamo anche l'elastico della maglia. Va bene? Bene. Il tutorial è finito. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, che è stato di vostro gradimento. Fatemelo sapere nei commenti e spero che nel mio gruppo Facebook, insomma, fate vedere anche voi i vostri se replicate questo maglioncino. Me l'avete chiesto in tanti, vi ho accontentate, quindi spero che sia stata cosa gradita. Bene. Non so quando farò un altro tutorial perché gli impegni di lavoro mi prendono molto, però avevo promesso di fare questo video e quindi, insomma, ho cercato di accontentarvi. Un bacione a tutti e alla prossima. Ciao!